La valigia dell'attore si alza al sipario sul Festival della Maddalena in apertura all'ultimo film di Paolo Genovese. Aperto ieri sera la Maddalena, la valigia dell'attore, il festival dedicato a Gianmaria Volonté nella serata inaugurale Il ricordo di Giulio Regeni, proiettato l'ultimo film di Paolo Genovese. L'inviata è Miriam Mauti. La banda, l'arena piena di pubblico, il ricordo di Giulio Regeni. È cominciata così ieri sera alla Maddalena una nuova edizione della valigia dell'attore. Il festival dedicato a Gianmaria Volonté e diretto dalla figlia Giovanna Gravina, cittadina della Maddalena. Un festival dedicato agli attori e ieri sera per il film d'apertura, The Place, di Paolo Genovese c'erano Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Beh, un attore abbastanza, per quanto riguarda insomma il mestiere nello specifico, abbastanza istintivo, e poi mi faccio guidare insomma da regista, come è giusto che sia, ma comunque sono abbastanza istintivo, nel senso che poi la cosa non è che me la debba preparare più di tanto, ma non per... che molti dicono, come diceva Mastro Gianni, per pigrizia, perché sono pigro, perché poi... No, non è quello. Perché mi piace così, cioè ho chiaro quello che devo fare, quando non l'ho chiaro lo chiedo. E poi insieme al regista, insomma, si decide come sempre, insieme a tutti. Resteranno tutti nell'arcipelago in questi giorni, dove la comunità del cinema si amplierà e si confronterà. E stasera ci si sposta alla Fortezza I Colmi per Sole, Cuore e Amore, con il regista Daniele Vicari e la magnifica protagonista Isabella Aragonese, premio Volonté 2018.